È approdata questa mattinata dall'anno l'iniziativa Ore di Legalità, la serie di incontri di libera impresa e Associazione Nazionale Magistrati di Catania, nell'ambito di un protocollo d'intesa che vede impegnati nelle scuole del territorio associazioni e rappresentanti delle forze dell'ordine e della magistratura. Oggi tappa alla Branchina di Adano alla presenza del sindaco Pippo Ferrante, del magistrato Alessandro Tasciotti, del capitano dei carabinieri di Paternò Lorenzo Provenzano e di rappresentanti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Presente anche Rosario Cunzolo di Libera Impresa. Nell'ambito dell'iniziativa in palio per gli studenti premi per il concorso Coppa della Legalità verranno premiati contributi giornalistici che verranno valutati dalle forze dell'ordine e da Libera Impresa. Significativo l'incontro di oggi al Branchina, dove si è discusso molto del fenomeno delle estorsioni. Tutti hanno ribadito che conviene denunciare la richiesta del pizzo, seguendo quindi la logica legale e non quella della illegalità e della complicità che alimentano la forza delle organizzazioni criminali. Nel suo intervento il sindaco Ferrante ha sottolineato che tutti i cittadini devono adottare un atteggiamento di distacco dai mafiosi, che la politica deve dare il suo esempio positivo in questo senso e che la legalità deve essere praticata anche nei gesti più semplici. Alla fine dell'incontro i ragazzi hanno rivolto tante domande ai relatori, alimentando un interessante dibattito sui temi della legalità. Denunciare conviene perché la denuncia è l'elemento di prova fondamentale per la magistratura, le forze dell'ordine che indagano sui fatti di estorsione, perché è un tipo di reato in cui senza la collaborazione della vittima non si può ottenere nessun risultato. E poi soprattutto la persona che denuncia è sicuramente tutelata in tutte le fasi dell'indagine, ma anche dopo ha una serie di benefici. Può accedere ai fondi dell'antiracket e comunque diciamo tra virgolette è quasi come fosse segnata dalle organizzazioni criminali che tendono appunto a lasciarla stare e a preferire di colpire altri, la gran massa che purtroppo invece non denuncia e paga. Ricordiamo com'è strutturata questa iniziativa. Sì, è un protocollo d'intesa che abbiamo fatto con l'Associazione Nazionale Magistrati, che subito dopo si sono associati con noi altri le forze dell'ordine, quindi per cui c'è un coinvolgimento totale di tutte le istituzioni e abbiamo messo anche dei premi. Si chiama l'ora di legalità, però ci sarà in palio la Coppa della Legalità che verrà data dall'Associazione Libera Impresa. Mentre invece altri premi saranno poi dati sia dalla Guardia di Finanza, sia dalla Polizia di Stato, sia dai Carabinieri e soprattutto dall'Associazione Nazionale Magistrati. E quei ragazzi sono chiamati a fare degli articoli. Sì, devono produrre un articolo giornalistico che noi poi puntualmente pubblicheremo sul nostro sito internet, lo daremo a tutti questi soggetti che stanno partecipando a quest'ora di legalità e ognuno di loro fa la loro valutazione. Il premio finale poi sarà dato a fine anno scolastico, dove sarà presente anche il procuratore, saranno presenti altre personalità, dove ci sarà la cerimonia, ecco, di consegna dei premi. Torniamo all'incontro di oggi, abbiamo visto grande partecipazione da parte dei ragazzi, tantissime domande, un tema scottante, però che i ragazzi vogliono approfondire. Sì, abbiamo oggi toccato il fenomeno del racket, dell'estorsione, anche perché comunque parlavamo con ragazzi che sono dei maturandi, e quindi già, diciamo, pronti quasi alla vita sociale e produttiva della nostra città. Quindi per cui abbiamo voluto fare questo appunto, abbiamo toccato questo tasto per questo motivo. I ragazzi, devo dire, sono stati veramente molto, ma molto partecipativi. Ecco, alla fine il concetto è sempre quello, denunciare il pizzo conviene. Denunciare conviene perché c'è lo Stato che con le sue leggi risarcisce le vittime, protegge le vittime e non solo, guida le vittime poi alla fine a uscire fuori da questo sistema e riprendersi la propria vita.